E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi sarò... Sì, perché sapete che più di me mi copiano costantemente. Mi ha anche copiato il mio nuovo taglio di capelli. E quindi oggi mi voglio sentire lui. E sarà come un Inception di PewDiePie, perché oggi andremo in Svezia. Infatti giocheremo a Svezia Simulator. Voi mi domanderete perché hanno fatto uno Svezia Simulator. Beh, la risposta è siamo pronti a iniziare. Guarda giù e ragazzi, spolliciate. E che cazzo succede? E continuate a suggerirmi giochi stupidi, assurdi. 40.000 mi piace. Prossimo simulator. Ma adesso siamo qua in Svezia. Oh salve, questo è PewDiePie? No. E più che la Svezia mi sembra una vallata di gente che sta aspettando la fine del mondo. Questa è Ikea? È una busta di Ikea? Siamo in Svezia d'altronde. C'è anche il barbo sdraiato. Ah no no no, è una ciminiera. Beh, devo notare che al contrario dell'Italia c'è mondezza per terra. Anzi, sono due secchi della spazzatura e non ci stanno cicche di sigarette. Quindi comunque sia la Svezia è molto pulita. Ora ho 1, 2, 3, 4, 5 possibilità e andiamole a vedere tutte. Andiamo in giro per la città. Ok, in Svezia sono tutti neri. Salve signora, come sta? Oh, c'è più di pai! Buffers! Buffers! Non mi posso fermare. Signora? Come sta camminando? Lei è una criminale, signora. Ma che cazzo? Un passeggino. What the fuck? Si muovono tutti strani. Un fare criminoso. Psst. Non posso parlare con nessuno. Che cazzo? Perché mi hanno aperto le foto di PewDiePie? Siamo di nuovo qui, guarda giù, dicevo, giro per la città, ora con questi maniaci. Attenzione, questo corre! Che cazzo? Che belle vetrine, sta venendo tristezza. Ah, in Svezia non hanno l'Apple, hanno l'iPera. Mi sa che non siamo in Svezia, ma siamo in Cina, nei quartieri proprio quelli malfamati cinesi. Che cazzo è? Una tovaglia rosa, nei menu. Se riappare più di me, mi incazzo. Aspettare in fila. Signore? PewDiePie? Basta? Dobbiamo un colpo. Poi comunque sta signora vuole a PewDiePie. Buffers. Sono tutti uguali a PewDiePie. Non è bello aspettare in Svezia. Altre attività bellissime che si possono fare in Svezia, a parte andare ad Ikea, è bere la vasca. Che se scrivo vasca su Google mi appare uno scarpone e Shakira e un aborto. What the fuck? Però a quanto pare in Svezia bevono la vasca. Oh salve PewDiePie, Acab. Tutti girati di spalle. Salve signora, vuole un po' di vodka? Tenga. Signora, in un locale pubblico fa queste cose. Oh, oh, è cambiato il signore. Salve. Sembra realmente che sta pisciando. Ma poi sono tutte vestite da frati, da preti. Perché? Veramente, dagli fuoco a sto locale. Dagli fuoco! Penultima. Cosa fanno in Ikea adesso? In Ikea, in Svezia in estate? Scopriamolo! Ah, ok. Ma che cazzo? Questo è l'inizio di un film horror! Non è una cosa divertente! Oh mio Dio. Che belle gambe. Non mi posso buttare al mare. Sarebbe un'attività più divertente suicidarmi. No, eh? Fatemi suicidare. Non mi posso impiccare qui a sto bel alberello. Io non andrò mai in Svezia, ragazzi. Ora capisco tante cose di PewDiePie. Bene, passare l'estate in Svezia è come appendersi a testa in giù per le palle. Mi immagino quanto sarà divertente l'inverno. Ecco, appunto. È uno schermo nero. Non si fa un cazzo d'inverno. Bene ragazzi, questo era Ikea Simulator. E Svezia Simulator. Ma io non penso sia così schifosa. Cose da fare assolutamente in Svezia in estate. Giocare a Cube, il gioco che fa impazzire gli svedesi. Ma seriamente, c'è un pallone? Oh, meno male, si mangia bene. Si mangia il Surströmming, che sono non è altro che un barattolo di arringhe del Baltico. Aprendole, l'odore che si sprigiona è terribilmente forte e disgustoso. È per questo che di solito si mangiano all'aperto. E queste sono le cose da fare in Svezia. Non mi sembrano cose tanto divertenti. Shopping design a Göteborg. Praticamente andare da Ikea. Ci posso andare pure al centro commerciale dietro casa mia. Quindi queste sono più o meno le cose da fare in Svezia. Le avete viste prima, le avete viste adesso. Ma vediamo le cose da non fare in Svezia. 10 cose da non fare in Svezia. 1. Domanda che fine hanno fatto i vichinghi.
E questa è già una cosa più divertente di tutte le altre messe insieme. 2. Chiedi del loro esercito e inizi a ridere. Queste stanno per diventare le cose da fare in Svezia. Digli quanto è bella la Norvegia e quanto sono simpatici i norvegesi. No, qui ti ammazzo. 6. Chiedi perché sono sempre così tristi. E grazie al cazzo non si può fare niente. Il massimo della goduria, del divertimento per gli svedesi è giocare a sto gioco del cazzo che è Cub e magnasse alici che puzzano. 7. Lamentati del tuo ultimo acquisto all'Ikea. Mai toccare Ikea. 9. Fagli notare che è assolutamente impossibile che la nazionale di calcio vinca i mondiali, gli europei e probabilmente qualsiasi altra competizione internazionale, almeno per i prossimi 50 anni. 10. Digli che Zlatan Ibrahimovic è jugoslavo e non svedese. Guarda, sono più divertenti le cose da non fare in Svezia che quelle da fare. E ragazzi, fatemi sapere se volete un vlog in Svezia. Io vi giuro che a 150.000 mi piace vado in Svezia apposta per fare queste cose. Non ve lo giuro, ci vado in Svezia. Che sono amici svedesi che ci seguite, più ti fai. Ti voglio bene, so che mi segui. La Svezia è bella, ci andiamo insieme se vuoi. Quindi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Facebook e Instagram mi trovate in descrizione. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Io vi mando un abbraccione, un salutone e ci diciamo, gente. Probabilmente anche grazie a lui se faccio YouTube, se faccio questo mestiere, per me è stato fonte di ispirazione. E la persona di cui sto parlando è...